E ormai è entrata nel vivo la nuova stagione in Serie A dilettanti per la Virtus Basket Molfetta. La società presieduta da Andrea Belifemine e con l'importantissimo ruolo di general manager di Leonardo Scardigno sta costruendo un roster da fare invidia ad altre squadre. E sono stati presentati gli ultimi due acquisti della società. Si tratta di Giovanni Rugolo, che sarà la nuova guardia della stagione, e del giovane Onorio Petrazzuolo. Abbiamo ascoltato quindi Leonardo Scardigno e i due nuovi acquisti presentati in conferenza stampa. Nel corso dell'estate si era parlato di una Virtus che era in fase di ridimensionamento, addirittura sull'orlo della crisi. Invece la società sta dimostrando con questi primi colpi di mercato di avere gli obiettivi ben chiari e di voler puntare a delle sicurezze che forse l'anno scorso erano venute meno a un certo punto. Vabbè, diciamo che d'estate ormai ci siamo abituati, fa scena a parlare della Virtus e di quelle che è, diciamo, la situazione tragica di questa società. Noi facciamo i nostri passi in virtù di quelle che sono le situazioni economiche. Abbiamo un budget che ce lo siamo detti all'inizio della stagione, sicuramente è un budget ridotto, però non per questo significa che non dobbiamo fare le mosse giuste. Penso che il direttore sportivo insieme all'allenatore in questo momento stanno spendendo quei pochi soldi che ci sono a disposizione in maniera oculata e attenta. Un allenatore che dopo tanto tempo per la prima volta è diverso da Sergio Carolillo, che per anni ha portato avanti la costruzione delle squadre prima della stagione agonistica. Cosa sta cambiando in questa Virtus? Sta cambiando sostanzialmente la filosofia, che si è adeguata a quella che è la filosofia, insomma, un po' in tutta Italia. È un momento sicuramente di restrizione economica e quindi di conseguenza agli allenatori la prima cosa che va detto è che hanno dei budget da rispettare, e quindi in virtù di questi budget loro devono conoscere bene i giocatori migliori e tentare di portarli a cifre sicuramente più consone a quelli che sono i budget delle società. Questo sta cambiando, questo è cambiato con questo allenatore che in questo momento, insomma, è riuscito a dare la giusta impronta, almeno fino adesso, a quello che è il mercato della Virtus. 8 retrocessioni, un campionato che già si preannuncia difficile. Qual è l'obiettivo a lettere chiare della Virtus? Beh, l'obiettivo elettrico della Virtus è quello di rimanere in questa categoria e salvarsi. Noi cercheremo tenteremo di farlo nel migliore dei modi, poi starà al campo, insomma, dare il giusto verdetto. Ci siamo riusciti per 2 anni, speriamo di riuscirci per il 3° anno. Questo è l'obiettivo di questa società, senza guardare a quello che può essere il futuro, ma sostanzialmente a guardare quello che può essere giornata dopo giornata il campionato di questa società. A San Severo torni a Molfetta, questa volta per essere protagonista in una Virtus che vuole voltare pagina dopo una stagione negativa l'anno scorso. Quali sono le aspettative? Allora, parto dal presupposto che, come ho già detto prima, è un campionato abbastanza difficile. Tutti sappiamo qual è il nostro obiettivo quest'anno. Spero insieme ai miei compagni di squadra e alla società di raggiungerlo nel più breve tempo possibile. Come sappiamo, comunque, ci sono 8 retrocessioni, non è facile, e quindi dobbiamo stare tutti uniti e compatti, sia a livello di squadra che a livello di pubblico. Dobbiamo essere tutti uniti e remare nella stessa direzione. Cosa ti aspetti da questa esperienza molfettese? Di fare bene, prima di tutto come squadra, personalmente, di raggiungere gli obiettivi societari soprattutto. Nel tuo curriculum c'è una preparazione di un certo livello al top. Molfetta è una squadra che adesso ha bisogno, dopo 2 anni di difficoltà, di raggiungere una stabilità che possa guardare verso l'alto. Ritieni di essere in grado di poter fornire a questa squadra un elemento in più di sicuro successo? La sicurezza non c'è mai, però spero, farò il possibile con gli allenamenti, grazie al coach, di lavorare duro per fare il meglio per la squadra. Poi personalmente, logicamente.